Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, eccoci qua in quest'altra entusiasmante puntata di Te la do io alla Malesia. In questo momento ci troviamo a Kuala Lumpur e in questa puntata mi sono prefissato di mostrarvi dove andare a mangiare. Seguitemi. Ecco, come al solito avevo appoggiato la macchina fotografica, che è quella che uso per fare le riprese, su un posto alquanto insolito. Questa volta qui l'ho appoggiata e ho appoggiata su una lapide. Ecco, continuiamo. Il posto migliore, e veramente ne ho girati tanti per cercare di individuare un posto che fosse veramente conveniente e che desse la possibilità di mangiare in maniera pulita, in un posto ventilato con l'aria, col climatizzatore, e stando negli standard occidentali, ma comunque provare la loro cucina etnica, che è una cucina molto variegata e molto buona. Vale giusto la pena di venire in questi posti anche solo per provare la loro cucina. Questo è veramente il posto migliore che sono riuscito a individuare, il Central Market, perché nonostante la cosa possa sfuggire ai turisti, ai cortesi turisti, pellegrini, viaggiatori, il Central Market è anche un posto di ristorazione se riuscite a sgattaiolare sopra al secondo piano, ovvero il primo piano italiano, negli altri paesi a volte il secondo. Dovete salire di sopra, vi mostrerò adesso come ci si arriva. Ecco, la caratteristica di questo posto è che qui troviamo una cucina autentica, una cucina etnica. In questo momento sta scorrendo la famosissima pioggia, la pioggia equatoriale afosissima. Mi metto al riparo qui sotto in questa tettoia. Quello che volevo dirvi è che a Kuala Lumpur, durante l'ora di pranzo e di cena, vi sono delle offerte speciali da parte delle catene di hamburger internazionali, ad esempio McDonald's, e in queste catene è possibile mangiare veramente con pochissimo, circa diciamo 1,50 euro, però solamente a determinati orari, un'offerta, l'offerta lunch. Ma sicuramente io non sono qui per andare a mangiare l'hamburger, e sicuramente voi, se avete la minima sola intenzione di venire in questi posti per andare a mangiare McDonald's, non dovete seguire i miei videoclip e le mie puntate, avete sbagliato canale. Continuiamo il nostro giro. Qui come al solito abbiamo una security incazzatissima, cerco di sgattare dentro di fare un casino. Ecco, abbiamo continuato il nostro giro e adesso dobbiamo sgattaiolare sopra anche al secondo piano, dove c'è il reparto food. Chiaramente non ci sono facce occidentali. Andando al secondo piano si denotano i ritmi di lavoro delle popolazioni autoctone. Ecco, saliamo su questa bellissima scaletta di legno. Le popolazioni autoctone non è che sono tanto afferrate sul lavoro. Riusciamo un'ora lavorano, un'ora dormono, così vanno avanti ad alternanza, dormono, riposicchiano. Eccoci qua, si è avanti l'aria pulita. Come potete vedere, già qualcuno sta dormendo. E entriamo dentro a fare una escursione. Qui la gente si riposa. Giusto per dare un'idea dei costi, di cosa costa mangiare in questo posto veramente autentico, teniate conto che 4 della moneta locale corrispondono ad 1 euro. Eccoci qua, come potete vedere le pietanze stanno a 5,80, ovvero poco più di 1 euro. Qui i prezzi sono simili. Come potete vedere abbiamo una cucina veramente variegata, variopinta. Vedete, una porzione costa 5,50, tutto poco più di 1 euro. Questo è veramente il posto migliore come qualità prezzo. Teniate conto che a mangiare in qualsiasi betola, nelle toppaie, dove escono fuori dal sottotavolo i ratti, quelli con la coda, ratti grossissimi, questi sono più grossi i ratti dei gatti in questo posto. Andare a mangiare nella toppaia, comunque 3-4 euro ve li fanno cacciare fuori. Comunque ecco qua, guardate la cucina etnica, bellissima, abbiamo personaggi locali. Qui essenzialmente troviamo la gente del posto a mangiare. Qui abbiamo anche i bagni, simbolo che si lavano le mani. C'è anche un certo senso di ordine e pulizia. È difficile trovare che vi sia anche il posto da lavarsi le mani in questi calderoni qua. Invece qua, come avete potuto vedere, è tutto standardizzato, tutto ben preciso, i prezzi sono veramente accessibili a tutti, e vi garantisco che per questo prezzo
È difficile trovare qualche cos'altro in città, soprattutto con questo livello di comfort, perché qui dentro comunque l'aria è leggermente climatizzata, c'è la ventilazione, lo standard di pulizie è quello occidentale. Poi potete approfittarne anche venendo qua a fare un giro per queste bellissime bancarelle che sono l'attrazione principale del turista. Abbiamo anche il banco frutta sotto. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Un saluto a tutti, ciao!